Prendiamo i sogni in fondo a noi e partiamo insieme, e cercheremo di realizzarli senza sosta. One Piece. Hey guys, benvenuti sul canale degli Amendola Brothers. Io sono Salvatore e siamo qui ragazzi quest'oggi di nuovo con One Piece Pirate Warriors 3. E siamo qui ragazzi per continuare la fine, la conclusione della guerra, parte 2, quindi per continuare. Bene! Allora, là c'è un altro specie di pacifista che credo che tra poco si sveglia, infatti si è riattivato. Andiamo ad ammazzarlo. Ah no, che se... sento Maru. No, mi sento Maru! Mi sento Maru! Non faceva ridere. Camo, camo, no! Vai. Sento Maru. Io ti do un capatone in bocca. Ok, non era Sento Maru. Vabbè. Un bel gamo gamo no. Riffle. Così tutti via dalle ballas. Quello è chiattone, ma i pugni rimbalzano sul diluso. Ok, tra poco abbiamo anche il Kizuna Rush con Ivankov. E BAM. Andiamo tutti all'arrembaggio, forza. C'è quel chiattone che vuole abbuscare, e se non se ne va le prenderà da Salvatore, sì, con Rufettino il mazzo gli farà a quadratino. E intanto là c'è, si è riattivato un pacifista e Jinbei ovviamente è nei guai, io l'avevo visto. Non è che poi non si sapesse, io me l'aspettavo. Comunque ragazzi, se ho la voce tipo baritono di quarta serie è perché la Games Week ci ha portato via parecchia voce. Ya, Opacifi, ya, Opacifi. Devo sciattare la capa io a te. Bam, ho lanciato in cielo il pacifista. Vattene via pacifista. Si è disattivato, bene. Andiamo adesso in quel territorio, quel col Kizuna Rush, lo conquistiamo secondo me. Vai, vai. Pa-pa-ra-pam! Ruffy, cappello di paglia, sconfigge tutti coi pugni. Ma chi è? Chi c'è qua che mi... Ah, Mr. One. Mr. One, Mr. Chu, Mr. One, Chu. Ok, sto iniziando a delirare. Mamma mia! Mamma mia, che super kizurone! Ok. Escono degli altri da sconfiggere. Come nell'altra missione ci sono pochissimi marine normali da uccidere. E parecchi boss tra pacifisti e cacatelle varie. Però questo non mi permette di poter poi fare a livello S il tutto. Porca di una miseria infame. Porca di una trottola. Gamo gamo no. Colpo di karate degli uomini pesce. Io ci provo poi. È la tua fine. E yuhu. Ok. Ah, è arrivato Garp. Ma proprio qua. Vieni qua, via Garp. E la vedo io con The Gear Third Giant Elephant Capocchio qualcosa. Tanto Garp credo si sia fatto male e io mi sono fatto piccolo. Papara, piccolo, papara. Dov'è Garp? Garp. Sembra tipo il verso di un pirata, veramente. Guarda, Garp. Gamma gamma no! Do you know? Perché sconfiggiamo questo Garp a pugni e cazzotti dentro la capa e la sfondiamo e la scassiamo. E così nonno Garp se ne va a pescare le carp. Vediamo, intanto Ivankov mi sta dando una mano, una grande mano. Anzi no, grandi capelli. Questo ti faccio vedere io. No, 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 non mi picchiare, no, no.
E allora ti devo picchiare con i grandi cazzottoni del Kizuna Rush. Caro il mio nonno. Nonno Salvatore, guarda, dai, vieni, nonno Salvatore, sono scuola. E vai, è morto Garp. È morto nonno. Io infierisco sul cadavere. Ok. Filmato. Ecco che Rufy va a salvare Ace. Oh no. Chi è stato? Garp, ma che Garp fai? No, no, levati di torno. Pensi che lo farò, Rufy? Sono un viceammiraglio del quartier generale della Marina. Ho combattuto i pirati per anni, prima ancora che tu nascessi. Se vuoi passare allora uccidimi, Rufy, cappello di paglia! Lo fa. Questa è la strada che hai scelto. Non posso farlo, nonno, spostati! Se non puoi, allora Ace morirà! Cose spiacevoli accadono tutti i giorni! Non te lo permetterò! Rufy, tu sei mio nemico! È normale che si fa colpire. Arbitro, questa è punizione! Aspetta, non credere che ti lascerò scappare! Sarai giustiziato solo per mano mia! Gam Gam no! Giant Ballon! Il patibolo sta crollando! Fuoco, spazzate via ogni patibolo! Ogni patibolo? Quanti patiboli ci sono? In mezzo alle fiamme! Il tunnel di fiamme! Sei sempre stato così, Rufy! Ah no, questa è Is. Ascolti a malapena quello che ti dico. E sei sempre incosciente! Is! E ora si combatte fianco a fianco con il nostro fratellino! Vieni! Questi siamo io e Jonathan. Ora credo che abbiamo un bel Kizunone, Rashone, insieme a Deissone. Però adesso... ho consumato questo con Ivan. Mugiwara Boy! Vai, aprite le porte! No... magari si apriva la porta, io non l'ho usato così alla cacchio. Si apriva la porta mentre facevo la mossa. E muoiono tutti quelli dietro. Che pariate, Non è morto nessuno. Però mi dice che devo andare di là. Assicurati che Ace non scappa. Andò a morire e muore lo stesso. Spoiler, che spoiler, spoiler. Mille KO, capitano della marina! Tanto che sono arrivati altri pacifisti. Spero di no, io odio i pacifisti. Però Ace... Kizuna Rashone con Aissone! Vai, vai! Vi faccio vedere io il Kizuna Rashone con Aissone. Gam Gam no! Bam! Ari bam! E ora sono piccolino. Pure questo lo scopo. Guarda, Rufy pure da bambino gli struppea malamente. E c'è anche Ace che mi aiuta. Oh, ehi, sono arrivati Moira, Orfei, gli elefanti. 21 Rush, però me lo devo incontrare, no? Là ci sono più pirati e più marini. Oh, Thomas, pure gli zombie non devo usare adesso. Kizuna Rush con mamma mia tutta la banda bassottice. Spero di poter vedere la super mossa di Ace, non come l'altra volta che mentre stavo per fare la super mossa se n'è andato Ace.
guarda quanta bella gente. Venite bella gente, qui c'è Rufy presente. Zombie della strada che morivano di nuovo e poi resuscitavano ancora una volta, ma perché? Perché erano zombie. Via via dalle ballas, via tutti dalle ballas, via tutti, tutti, tutti dalle pelotas. Questi sono morti per loro. Vai super mega mossone, gam gam! Io ci provo! È la tua fine! Yu yu yu! E colonna di fuoco! Bella palle fuoco! Grande! Tutti morti! Non si è salvato nessuno! Anzi no, qualche zombetto! Che zombato! Tanto qua. Evento! Il nostro scopo è stato raggiunto! Non abbiamo più nulla da fare qui! Quello che vi sto per dare è il mio ultimo ordine da capitano! Ascoltatemi bene, pirati di Barba Bianca! L'ultimo? Capo, ma che stai dicendo? Non vogliamo sentire cose del genere! Noi torneremo insieme nel nuovo mondo, no? Papà! Le nostre strade devono dividersi! E tutti gli uomini! A tutti gli uomini, sopravvivete, tornate sani e salvi nel nuovo mondo! Io sono solo il residuo di un'era passata. Nella nuova era non vi è nave per me. Andatevi, folchi! È stato un lungo viaggio. Facciamo i conti una volta per tutte, Marina. Marina, 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 la canzone di Barba Bianca. Ti voglio più presto sfondar. Ma no, quanta gente è arrivata? Cioè, ma tutti qua stanno. Mi ricordavo che nel cartone animato c'erano tipo mille personaggi da sconfiggere qui in the same time. Poi c'è sempre Barba Bianca. Ok, sconfiggi anche oggi. Anche oggi o anche domani? Salute. E intanto c'ho il Kizuna Rush. Però sono piccolino, non lo posso fare. Tanto male mi ha fatto, tanto male mi ha causato. Cresci, cresci, cresci. E ora Kizuna Rushone. Ho la famiglia di Rufy praticamente. Ma no, ma perché usano pure loro il potere dell'eroe? Porca miseria, sti capi della marina. Metti più tempo per sconfiggerli poi. Via dalle balline, via, via tutti, via tutti, tutti. Allora, territorio conquistato, andiamo al prossimo territorio di questa. Oh, Jinbei! Attenzione, Jinbei si sta ritirando! Corriamo! Perché si sta ritirando, non lo so. Ok, ci siamo! Ci siamo! Abbiamo salvato Jinbei, questo è l'importante. Stava per morire qualcun altro, nella realtà, però. Che cosa è? Ma che cacchio mi ha dato? Mamma mia, che cacchio hai preso? Ok, quindi sta... Oh, chi è questo? Ah. Quando vengono verso di me gli oggetti è sempre buono. Quando vengono i nemici. No. Adesso vi viene quello col. Con la lava. Ah, ma come lava! Allora andiamo di là. Ce ne abbiamo un bel po' adesso. Yeah. È vuoto proprio. Gam gam no! Rufy! Il capitano della marina non c'è più. No, c'è ancora. È ancora qui a rompere le balline. A fare la pallina.
e a sconfiggere i miei amici. Allora adesso io gli do un cazzottone che gli faccio cadere tutti i denti dal boccone. 2000 anni nemici ammazzati e ora c'è un pacifista. Attenzione. Evento tesoro. Evento tesoro. Ace, andiamo! Il vecchio ha già deciso! Lo so, non sprecherò il suo gesto. Lascia che ti chieda una cosa, Ace. È contento di aver avuto me come padre? Certo! Ok, mi sa che Barba Bianca adesso se ne va. Allora, dove devo andare? Là è la zona dove dobbiamo andare. Sconfiggi Akaoji. Andiamo a sconfiggerlo Akaoji. Attenzione Marco! Marco non anda. Marco se n'è andato e non ritorna più. Ora non se n'è andato. C'è qua. Francia rossa di Sicilia. Marco! 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 Ecco, ah, perché stava andando da solo contro Moira. Moira Orfei e tutti gli elefanti. Moira Orfei, ma dove ti abbini? Dove ti abbini? Dove? Convigiamoli tutti. E anche a Moira. Ecco Moira, vai. No, no, modalità eroe, no. Non la devi fare la modalità eroe. Muori di subito, butte sangue. Muori di subito, butte sangue. Ok, tra poco devo fare la super mossa, però se non muore, perché così mi dà più monetine. Oh, dove è andato? Dove è andato? Questo muore, muore, questo muore, mi dà tante monetone. E è morto addirittura col Kizuna Rush normale. Io ora lo faccio qua, il Kizuna Rush, super Kizuna Rush. Ma Barba Bianca è ancora viva, Wonderball. Ecco qua, vedi? Ah, 99 KO. Robicina, pure qua. Vado anche Marco. Come cacchio ci deve arrivare? Ah, ci deve. Porta. La porta ti scende. Poi vi sconfiggo con un solo cazzottone. Bam! Ora vivo, comandante. Sto comandando le carte. Ok, basta. Abbiamo ancora qualcuno. Però io vado direttamente da Kaoji. Quanti ce ne sono qua? Via tutti dalle balline! Oh, eccolo là, Kaoji. Ah, ma Kaoji è giustamente quello del ghiaccio, quello del fuoco. Via, via, via Kaoji, via! Questo ghiaccio. Però mi ricordo che il Wombi Spirate Warriors 1 era più divertente fare i boss finali, perché dovevi pensare a come farli. Non è che bastava prenderli a cazzottoni come sto facendo in questo momento io e li sconfiggevi, no. Bisognava ragionarci. Kaoji, stai perdendo, stai prendendo sul musetto. Tanto così ho picchiato uno a caso. E vai, dove stai? Ecco. Gam gam no, rifo! Ecco, fatto, vedi? Se muori subito. Non di dolore. Mamma mia, che combinate! Grande territorio conquistato, Akoji sconfitto, Kizuna Rush ottenuto. Oppure la missione è finita? Per forza quello. Cioè Akaindo. Questa missione è riuscita. Torno.
Eccolo che arriva. Avete salvato Ace e poi siete subito fuggiti. I pirati di Barba Bianca sono un branco di codardi. Un capitano è un capitano. Non ci si può fare niente, ma Barba Bianca è solo lo sconfitto della nuova era. Sconfitto? Rimangia di queste parole. È stato fermato da Roger, il tuo vero padre, ed è stato un eterno sconfitto, che non è mai riuscito a diventare il re. Dov'è che sbaglio? Era ammirato da un gruppo di canaglie con cui giocava a fare la famiglia e agiva con prepotenza per i mari. Perché il re lo sai chi è, John, lo so io. Basta! E alla fine è stato accoltellato proprio da uno di quelli che chiamava figli. Ed è morto per proteggerli. Non ti sembra una vera una vita fittizia? Smettila! Nostro padre ci ha dato un posto in cui vivere. Se vuoi capire tu della sua grandezza. Ok. Quindi sto deridendo Ace. Come devo andare? Deridendo mio fratello. Faccio vedere io, Caino, come ti acchiappa sotto, ti faccio un culo a tarallo. Dice si culo a tarallo. Un culo veramente. Inizio missione, sconfiggi a Caino, che sta là. Sconfiggi. Ok, io Caino. Ho voluto Caino. Prima ti faccio un poco male così. Poi. Quando ho tolto abbastanza energia attivo il Kizuna Rush e ti faccio ancora più male. Ecco, cioè non attivi niente tu, ti sto sguarrando. Ok, solo nel cartone animato puoi fare lo spostino. Nel videogioco devi sottostare alle mie cose. Trasformato in lava. Rimero? Ma come là? Aia, che dolore! Sconfitto, facciamo il super gun Pier Third. Ecco qua. Ho fatto un bel po' di energia. Ma posso fare pure un altro. Ho solo il tempo di crescere. E chi è? Chi è successo? Oh, Akainu mi stai scassando le balline. Year third. E poi dopo andiamo di Kizuna Rush, ragazzi, e lo sconfiggiamo, non ne sono certo. Ok, con una perata. Jinbei si sta per ritirare. Jinbei! Aiutati a tutti e due. Vai, vai, vai. No, questo fa scappare a tutti quanti. Vai, vai, picchiatelo, 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 picchiatelo tutti alla grande. Picchiatelo tutti, arriva anche a Barba Bianca che dovrebbe essere morto ma invece non lo è. Vai tutti, tutti quanti addosso, tutti quanti addosso. Vai adesso, vai adesso, che gli togliamo tutta l'energia e lo facciamo fuori. Vai, 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 vai. Jinbei si sta per ritirare, ma perché Jinbei? Sto aiutando, Jinbei, Jinbei. Jinbei. Jinbei, tu devi stare qua, Jinbei. E una super Kizuna Rush! È morto, è morto, mi sa che è morto. Vai, vai! È morto, chi destra! Ora è morto! Ah, oh. Oh, finalmente! Barba Bianca muore da perdente. Una fine appropriata per un ammiraglio sprecato. Barba Bianca è il grande pirata che ha creato quest'era. Il nome di questa era è Barba Bianca. Ace. Ace. Perché? Il
Anche se possiedi il Roja, puoi abbassare la guardia? Tu sei semplicemente fuoco e io posso distruggerti perché sono magma. Ace? Goldy Roger, re dei pirati. Dragon dell'esercito rivoluzionario. Mi sorprende vedere che i loro figli sono fratelli giurati. La tua discendenza è già macchiata. Puoi scappare. Può scappare chiunque, ma voi due fratelli non fuggirete. Non vedo l'ora di vederlo sconfitto. Attenzione, Rufy! E adesso arriva la scena più triste. Serie di One Piece. Dunque respiri ancora. Io lo devo sconfiggere di nuovo. È il prossimo cappello di paglia. Sì. La barba bianca però era morta in questo. No, no, lo uccide Barba Nera. Accelerato! Arriva al Kogan e lo sconfigge. Perché adesso devo sconfiggerlo di nuovo. Barba bianca! A posto. Ora arriva il filmato triste, quello. Mi dispiace. Ace, veloce, le tue ferite si richiudono. Mi spiace. Potevi salvarmi. Ma cosa dici? Non fare lo stupido. Qualcosa si prenderà. Qualcuno si prenderà cura di lui. Vi prego, aiutatelo. È inutile. Capisco quando sono finito. E questo è un addio. Ascoltami, Rufy. Cosa stai dicendo? Ace, stai morendo! Ma avevi promesso! Avevi giurato che non saresti morto! L'hai detto tu, giusto, Ace? Giusto. Se non fosse stato per Sabo e non avessi avuto un fratellino come te da cui aver cura, non avrei voluto sopravvivere. Chi l'avrebbe mai detto? Solo un rimpianto. Non vedrò i tuoi sogni realizzarsi. So che ce la farai. Dopo tutto, sei il mio fratellino. Proprio come ha messo tutto tempo fa. Un rimpianto. Tu menti, bugiardo! Sto mentendo. Quello che ho sempre desiderato era diventare famoso. Non era diventare famoso, scusate. Ricordo nascere. Solo la risposta a questa domanda. La voce si sta fiorendo, Rufy. Ciò che sto per dire. Voglio che tu riesca a tutti più tardi. Non lo riferisca. A volte quando devo farsi cagate. Padre. Ragazzi. È tu, Rufy. No, ok. Un buon nulla come me. Uno che nelle sue vene ha il sangue di un demonio. È stato amato. Grazie. Mamma, portatemi un piatto di arigato. Ed è così. E salutiamo il personaggio più figo di One Piece. Minuto di silenzio.
A causa dell'intervento dei pirati del Rosso, guidati da Shank, cala finalmente il sipario sulla battaglia di Marineford, che passerà alla storia. Gravemente ferito e in punto di morte, Ruffy viene salvato da Jinbei, Law, Hancock e dagli altri, che lo portano in salvo ad Amazon Lily. Le cure mediche di Law riescono a salvare la vita di Ruffy. Tuttavia, il suo cuore è profondamente ferito, perché ha fallito il tentativo di salvare Ace. E sprofonda nella disperazione. E io dovrei essere re dei pirati. Sono debole. Non riesco a proteggere nessuno. Ruffy. Vai, lasciami solo. Mi spiace, ma proprio non posso rimanere a guardare mentre ti fai del male. Il corpo è mio! Faccio come mi pare! In questo caso anche quello di Ace è suo! Avrebbe diritto di decidere se morire! Sta zitto! Di un'altra parola e ti faccio fuori! Se così sarai soddisfatto, provaci pure! Roma, dove vai? Non riesci più a vedere niente! E quella com'è come la voce del Kinder Sorpresa. La fiducia che cui pensavi di poter superare ogni barriera. La forza di cui non avevi mai dubitato. Le sorprese di Kinder Sorpresa. Non va bene. Tanti nemici fuori dalla portata le hanno mandate in frantumi senza pietà. Hai perso molte cose. Anche tuo fratello che per te era un faro nell'oceano. Se il mondo è per te come una grande barriera che ti si pone davanti, finirai per non poter vedere più nulla. Per questo non riesci a vedere nulla davanti a te. Sei sprofondato nelle tenebre del rimorso e dei sensi di colpa. È un momento difficile, Ruffy, ma devi soffocare l'angoscia. Non guardare solo ciò che non hai più. Quello che è perso è perso. Rifletti, cos'è che ti rimane ancora? Ho una ciurma. Zoro, Nami, Usopp, Sanji, Chopper, Robin, Franky, Brooke. Ho i miei compagni. Devo andare nel posto in cui ci rincontreremo tutti. Voglio vederli subito. Oh, Ruffy, meno male che ti ho incontrato così presto. Relai, che ci fai qui? Avevo intenzione di andare all'arcipelago di Sabaody. E voi? Niente sottotitoli. Ah, ma non ci siete ancora tutti? Voglio incontrare i miei compagni. Lo vuoi veramente? Cosa vi è successo su quell'isola? Volete riunirvi di nuovo e ripetere tutto un'altra volta? Ho una proposta per te. Ovviamente la scelta è se accettare o meno è tua. Ruffy Cappello di Paglia è vivo? È entrato di nuovo nel quartier generale della Marina? Ma a che scopo? Certo, ho capito! La voce dopo lì. Ricevuto. Certo, Ruffy. Ho capito! Ho capito, Ruffy! Non pensa a cosa provano gli altri. Fa sempre di testa sua. Capisco! Sì, proprio così! Ci rivedremo fra 3 giorni, ma fra 2 anni prenderemo una pausa e diventeremo più forti. Poi ci rincontreremo sicuramente. A tra 2 anni all'arcipelago di Sabaody! Ecco il to be continued. Ci vediamo ragazzi precisamente fra 2 anni. No, che sto dicendo? Alla prossima puntata! Intanto qua non abbiamo preso livello S perché ci c'erano pochi nemici. Cornuti di cacca. Perché non escono più nemici?
Fatto tutto bene. Vabbè. Ciao ragazzi, alla prossima. Ciao, io!